al posto di chiederci ancora una volta di non fare personalismi, dobbiamo fare personalismi, se no non andiamo da nessuna parte. Il primo obiettivo è di impedire a questo personaggio di avere il terzo mandato, di smuovere un po' qualche vigliaccheria che c'è a Roma, di smuovere qualche vigliaccheria nel Partito Democratico a vari livelli provinciali e dire apertamente per chi viene da una certa storia che lui non rappresenta la nostra storia, rivendicando con forza che lui non viene, viene dalla nostra storia ma non rappresenta la nostra storia, che è una storia nella quale i progressisti hanno come punto di riferimento la speranza, non la povertà. E De Luca investe sul capitale della paura, che è tipico della tradizione di destra, non della tradizione di sinistra. Non si può essere progressisti investendo sulla paura. Non si può essere progressisti investendo sulla propria famiglia, a promuovere i figli deputati. Ma quanto mai è successo a questa storia? Devo dire che non è successo neanche in altre storie politiche. E sembra un paradosso che questo personaggio debba descrivere una situazione in cui è il portatore di una politica contro i partiti ed è l'uomo che ha promosso la guida politica di società della regione esponente dei partiti. Nella nostra tradizione non ci siamo mai permessi di occupare i posti principali delle società regionali con esponenti del nostro partito. E lui è colui che combatte contro la partitocrazia ed è colui che ha reso la regione un partito politico, il suo partito personale. È l'uomo che parla a favore della meritocrazia e ha al suo fianco alcuni degli uomini peggiori, a cui nel partito di cui facevo parte non gli facevamo neanche aprire la porta di una sezione. Con uomini politici al suo fianco che sono coinvolti in processi di corruzione. E invece abbiamo l'elogio addirittura della clientela, l'elogio della corruzione. Ma dove stiamo? In quale momento della nostra vita politica ci si è permessi cose di questo tipo? Investire sulla paura, investire sulla famiglia, investire sui peggiori della nostra tradizione. Io penso che bisogna prendere atto di questa situazione e applicare per De Luca quello che si è applicato per Berlusconi. Noi siamo di fronte a un Berlusconi regionale che non ha l'ossessione forse di Berlusconi per alcune vicende, per alcuni vizi, ma sicuramente un'abitudine a promuovere la famiglia, a promuovere i peggiori, a considerare qualsiasi critica come un'offesa personale, a disprezzare la stampa, a disprezzare l'opinione pubblica, a disprezzare il merito e ad avere un elemento della tradizione di destra, della propaganda, che certo anche noi abbiamo usato, che è un elemento fondamentale per fare politica, ma annullare la realtà è altra cosa. Qui siamo di fronte all'annullamento della realtà. Ma vi pare possibile che si descriva la sanità campana come una sanità svedese, senza che non ci sentiamo ribollire dentro noi stessi? Uno di noi che fa in qualsiasi momento a che fare con le strutture pubbliche di questa nostra regione. Ma insomma, noi abbiamo consentito a questa persona cose che non abbiamo permesso neanche a Gala. Non abbiamo permesso
per alcuni miei compagni di Avellino, neanche a De Mita. Non abbiamo permesso a nessuno, perché lo permettiamo a uno di questa specie? Senza che avesse neanche il fascino intellettuale che mi trovo. Perché glielo consentiamo? Ora, è stato detto, non ne dobbiamo fare una persona di De Luca, ma di classe dirigente. Io sono d'accordo. Però De Luca, questa classe dirigente promuove, non è promuove. Lui veramente ha bisogno, come tutti i satrapi della storia, ha bisogno sempre di qualcuno su cui esercitare un malefico fascino. E su chi può esercitare un fascino? Uno che intellettualmente è di quel livello, se non persone intellettualmente mediocri. L'uomo politico di valore si circonda di persone migliori di sé. L'uomo politico mediocre si circonda di persone peggiori di sé. Questa è la differenza fondamentale in politica. La prima cosa è combattere De Luca. Non è un grande programma combattere De Luca, ma è un programma dignitoso, molto dignitoso, almeno lo è per me, io non so dirvi altro. Questo momento in cui le arterie della regione Campania sono intasate e bisogna sciogliere. Come sciogliere? Togliendo questo lato, avendo anche il coraggio, perché con i prepotenti hanno questo di forte, che sono prepotenti. E quindi agiscono anche sui limiti caratteriali delle persone. E in qualche modo c'è anche, come dire, una voglia di non farsi offendere che spinge qualcuno a non prendere posizione. C'è anche un po' di opportunismo, naturalmente. Ma se uno ti offende chiamandoti piattone, io non credo che nella storia politica italiana ci sia stata una cosa di questo tipo, cioè il difetto fisico come elemento di caratterizzazione, a parte il fatto che la cartona poi ha cercato di fare l'accordo con lui, che l'ha chiamato tale, quindi, come dire, torniamo alla dignità delle persone più alla dignità che alla dignità della politica. Cioè, se uno teme di dire qualcosa perché in cambio ne ha un'offesa personale, insomma, io credo che siamo arrivati al limite oltre cui non si può sopportare. Quindi dobbiamo anche sopportare qualche offesa, ma è un dovere democratico e dei progressisti combattere persone come questo, che occupano posti di responsabilità, bloccano la crescita di una classe dirigente. Cioè, abbiamo uno che non appartiene alla storia dei progressisti italiani, che sta lì a condizionare la nostra storia, e lo fa in una maniera assolutamente originale. Non ha assessori, la prima volta che la storia della regione Campania, non ci ricordiamo, io infatti stavo per chiedere a Beatrice, ma chi è questo assessore? Se mi dici chi è, chi? Nicola Caputo. Ah, Nicola Caputo, aspetta. Chi è? Cioè, chi sono? Chi sono? Da dove sono usciti? Chi li ha inventati? Ma stiamo parlando della seconda regione italiana. Della seconda regione italiana. Nicola Caputo è colui che ha consentito che il figlio di bene, perché l'hanno candidato in provincia di Casale. In cambio ha avuto l'assessore della regione. Va bene? Come te la devo mettere? Bene, in questo modo. Allora, noi siamo in una situazione nella quale questo personaggio deve essere fermato. Noi siamo arrivati al punto, molti di noi, che non fanno più politica, in cui hanno ritenuto un dovere minimo per non offendere la propria storia di prendere posizione. Non abbiamo ottenuto dei risultati a Roma, ci hanno incoraggiati per dire abbiamo bisogno di una sponda, quindi il fatto, noi vi rispondiamo,
E poi hanno lasciato così. Noi abbiamo preso 15.000 firme, non sono pochissime, 15.000 firme contro il terzo, è venuto fuori che da quando ci sono le regioni il Sud conta di meno nella politica nazionale. Da quando ci sono le regioni la sanità è peggiorata. Da quando ci sono le regioni molti settori hanno avuto una difficoltà maggiore rispetto allo Stato centrale. Il mio regionalismo, il mio pentimento sul regionalismo vuol dire che io torno ad essere un ammiratore dello Stato centrale? Assolutamente no. L'Italia è debole al centro e debole in periferia. L'unica tradizione dell'Italia era la tradizione comunale e l'abbiamo sfasciata. Cioè, i comuni oggi contano pochissimo perché sono pieni di debiti, pieni di problemi. Abbiamo regioni ricche e comuni poveri. Anzi, abbiamo uno Stato centrale in difficoltà economicamente, le regioni piene di soldi e i comuni senza una lira e senza apparati amministrativi. Come si è potuto creare questo paradosso? Il regionalismo credo che debba essere una grandissima occasione di dibattito tra noi. Io vi consiglio il libro di Galli di Savoggia e di Aldo Schiavone, Una profezia per l'Italia. Galina Loggia, quando uno legge Il Corriere della Sera, ha i sentimenti opposti tra ammirazione per come scrive e rabbia per le cose che scrive, ma in questo libro, insieme ad Aldo Schiavone, fanno un'operazione, secondo me, straordinaria. Dicono a tutta l'Italia qual è il rischio del regionalismo, che è un rischio di separazione definitiva dell'Italia. Bene, la Campania è, tra tutte le regioni meridionali, quella che è stata inventata a tavolino. La Campania è un'espressione geografica, va bene? Non ha mai avuto una storia unitaria. La storia unitaria l'ha avuto il Sud nel rapporto con Napoli. E Napoli è stata costretta, dal regionalismo in poi, ad accontentarsi in una dimensione regionale quando ha sempre avuto una dimensione statuale, nazionale. Napoli, la città mondo, non è diventata città nazione e ha difficoltà a diventare città regione. Questa difficoltà storicamente c'è sempre stata, ma con De Luca deve competere il ruolo di città regione con Salerno. Generoso lo ha detto in maniera molto convincente. L'elemento caratteristico della regione di De Luca è la competizione tra Salerno e Napoli, con un ruolo delle altre province di annessione, per usare termini militari, perché De Luca, per capire De Luca bisogna entrare nella sua testa, che è la testa di uno che ragiona per strategie militari, non per strategie politiche. E quindi l'Irpinia, grazie anche ad una scelta tra le meno felici, l'Irpinia, che De Mita pensava a suo modo di difendere con l'accordo con il potente, che se non puoi abbattere ci devi alleare, questa è la tradizione dei notabili meridionali, ebbene ha fatto questo accordo e questo accordo si è dimostrato deleterio, perché De Luca non vuole parte, non vuole alleati, ma solo sudditi. Cioè chi non entra nella testa di De Luca non può capire, perché quello è sempre stato, quello è un arrampicatore politico che vuole distruggere tutti coloro che ha sulla sua strada e vuole umiliare coloro che annette e ha rispetto soltanto per coloro che non riesce ad annettere. Questa è la logica un po' militare di De Luca. De Luca non se ne frega niente delle strategie.
cioè non si può parlare di strategia con De Luca, perché lui è un municipalista, lui non vede nient'altro al di là di Salerno città, cioè non capisce niente di pubblica amministrazione, non ha nessuna competenza, cioè come lo si deve dire, cioè non capisce neanche che cos'è una delibera. Noi siamo di fronte al paradosso di una regione, la seconda regione italiana, governata da un satrapo municipio, da uno che ha guidato un comune di poco più di 100.000 abitanti e applica lo stesso modello ad una regione di 6 milioni di abitanti. Questa era la situazione. E si è portato un gruppo dirigente di Salerno, uguale, in cui la maggior parte di loro forse poteva fare il consigliere comunale, men che mai l'assessore, men che mai i dirigenti di apparati complessi come sono quelli di regione. Ora che lui riesca nel miracolo di gestire la regione come il comune di Salerno, è un miracolo che gli stiamo consentendo, e si deve inventare una propaganda per giustificare questa situazione in cui la stampa si presta, in cui non riusciamo a fare una controinformazione. Per fortuna i casi sono così evidenti che se uno dice sanità svedese, uno va a Cardarelli la mattina e si rende conto, per fortuna. Ma in altri campi è riuscito a fare cose incredibili. Bassolino è stato sepolto dai rifiuti, ma i rifiuti stanno lì senza che si è mosso una riga, senza che si è mosso una palla, e stanno ancora lì. Glielo perdono. Se siamo nella situazione attuale, perché non abbiamo il secondo termovalorizzatore, non lo si è fatto perché De Luca a Salerno ha deciso di non farlo, perché doveva contrapporsi a Bassolino. E oggi il porto di Salerno sono tornati indietro rifiuti che sono stati autorizzati illegalmente a smaltire in Tunisia. Una cosa del genere ha sepolto, ha travolto Bassolino. L'altro giorno, nomina dei manager della campagna, io ho partecipato alla scelta, diciamo, alle prescelte, e vi posso dire che c'era un'attenzione straordinaria, poi, riuscita o non riuscita, alla qualità delle persone. Ma la persona che ha minacciato il dottore che stava qui, oggi è stata pregnata da un'altra parte. Io penso che siano tra i peggiori manager della sanità in Italia, cioè sono persone che... Ma come possiamo sopportare una cosa di questo tipo? Come possiamo sopportare che la più importante azienda di trasporti ci sia un giornalista commercialista che è famoso per scrivere elogi pubblici sui giornali a De Luca e che ha fatto la sua campagna elettorale? Cioè quello che ha scritto la sua campagna elettorale. Ma come possiamo pensare che l'azienda di trasporti è più importante? Il problema non è che tu metti uomini di partito, lui, del tuo partito, ma metti di queste persone. Un Leo Annunziato, segretario regionale, che va a fare il presidente della Stabec, cioè l'azienda culturale più importante della regione Campania. E prima di lui c'era un salernitano noto unicamente per fare gli elogi pubblici a De Luca. Ma che altro deve succedere? Il punto su cui dobbiamo insistere è questo: con De Luca non c'è regione, e se non c'è regione l'Irpinia non esiste, perché l'Irpinia esiste solo se c'è la regione. E la regione esiste se c'è una strategia territoriale. Noi possiamo criticare tutta la vecchia classe dirigente, democristiana e comunista, ma avevano un punto d'incontro. La strategia era che la Campania esisteva se risolveva con riequilibrio gli andamenti economici, sociali, produttivi tra zona costiera e all'interno. Questa è la Campania.
La Campania è una regione che ha una sua legittimazione se si pone questa strategia. Poi questa strategia la puoi realizzare, personalmente sono convinto, riaprendo l'asse Tirreno-Adriatico, per cui per me non la vedo una difficoltà ma un punto di partenza, consolidando le città medie e soprattutto consentendo a chiunque di spostarsi nella regione, avere la scuola adatta per i figli, avendo un sistema di trasporti che entro un'ora lo porti da qualunque parte della campagna sul luogo di lavoro e avendo l'assistenza sanitaria che permette a me di andare a vivere a Bisaccia, perché da Bisaccia mi posso spostare in un'ora in qualsiasi parte. Questa è la campagna, altrimenti è un'espressione geografica, è un potentato, non è una regione. De Luca ha scelto di farlo un potentato. Come lo vogliamo chiamare? Il Ducato di Salerno? Come lo vogliamo chiamare? Chiamiamolo nei modi adatti alla terminologia feudale, perché abbiamo a che fare con un feudatario. Cioè non è che abbiamo a che fare con un politico. Cioè che cosa di politica la strategia di De Luca? Qual è l'idea? Se si riapre la discussione su che cos'è la regione, e allora si apre la questione urbanistica, la questione dei trasporti, la questione della scuola, ma ci rendiamo conto che la Campania con i problemi che ha è la regione che ha avuto il maggior numero di ore perse a scuola e noi ce lo potevamo permettere, soltanto perché quello doveva dimostrare che teneva a cuore la salute dei nostri concittadini. Lui che si rifugiava a Salerno nel bunker del genio civile, non andava neanche a Napoli per paura della... Ma dove stiamo? Dove stiamo? Cioè vogliamo far parlare di urbanistica uno che ha pregato una delle città, non per merito suo, più belle di mare e ci ha fatto una barriera da mare, me l'ha chiamato Cresce. Insomma. Vogliamo discutere del ruolo dell'Irpinia. L'Irpinia è cancellata se la regione non ha una strategia. Cosa la serve? Se la regione torna a fare una strategia, esiste l'Irpinia. E noi dobbiamo ragionare in questo senso, cioè con chi rappresenta l'Irpinia, che non deve andare a trattare, ma deve consentire di svolgere un'iniziativa politica nella quale l'Irpinia esiste. Perché l'Irpinia è non l'osso, sono d'accordo con te, ma è una realtà dinamica che può ricevere maggiore dinamismo se c'è una strategia che consente a questo dinamismo di incanalarsi lungo strade corrette. Questa è l'Irpinia. Cioè una regione di mezzo. E come tutte le regioni di mezzo, hanno bisogno che le parti di cui è mezzo si incontrino. Io penso che di questo dobbiamo parlare. Poi non è importante una risorsa in più, una risorsa in meno. La regione di Bassolino, questa ambizione l'ha avuta, e poi non l'ha realizzata, ma l'ha avuta. E la regione di Bassolino, forse in verità anche qualcosa prima, per due o tre settori è stata fondamentale per il vino, per le nocciole, per l'agricoltura, è stata fondamentale. I primi interventi comunitari hanno consentito alla provincia di Bologna di fare il salto di qualità nel vino. Questo bisogna darne atto. Ripeto, qualcosa era già avvenuto prima. La regione di Bassolino ha cercato attraverso gli strumenti di patti territoriali, di accordi territoriali, di dare alla dimensione territoriale una visione che andasse al di là del municipio. Avellino città, che ruolo può avere? Secondo me Avellino città deve darsi il ruolo di una media città dignitosa in cui vivere è meglio, cioè in cui si può vivere meglio che in altre città. Cioè non deve avere grandissime ambizioni di essere chissà che, di attirare quante persone. La cosa importante di una collettività è che ci si viva bene, con i servizi fondamentali, meglio organizzata, con più verde, con più parchi pubblici,
in cui sia più giusto assumere 10 giardinieri che 10 geometri, in cui non si deve cercare la grande opera, ma il servizio pubblico efficiente, in cui si possa andare in scuole dignitose, in asili dignitosi, in un parco dignitoso, in cui si possa passeggiare con sicurezza. Perché una delle cose più delicate degli ultimi anni, la provincia di Avellino, che è stata via via assorbita anche lungo le trame criminali, ed è una cosa, penso, che si è avvertita nel dopo terremoto e non più. Ecco, io penso che voi come intellettuali alpini avete questo compito di lottare contro il dispotismo come facevano i vostri antenati in questo circolo realtà, e come faceva Guido D'Urso, che si batteva per una nuova classe dirigente. Ma le nuove classi dirigenti si formano quando abbatti colui che impedisce il formarsi e l'affermarsi. Non è che nascono come un dono di Dio, come un miracolo. Nascono in questo modo. Quindi la lotta al dispotismo, la lotta ai residui feudali, la lotta al familismo, la lotta alla qualità della classe dirigente regionale, no al terzo mandato, è aprire una discussione sul futuro strategico dell'Irpinia. Il futuro strategico dell'Irpinia è se si contesta radicalmente la competizione tra Napoli e Salerno, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, è un'invenzione totale della politica di Luca, e al contrario invece si rimotiva un rapporto. 6 milioni di abitanti in questa regione possono stare così dislocati? O c'è bisogno di uno spostamento? Se l'Irpinia perde abitanti è una sconfitta del regionalismo. Perché gli abitanti dovrebbero perdere l'area costiera. E se i problemi tu li risolvi o li sposti da Napoli nel suo interno, non hai fatto nessun progresso. Il problema è che uno da Napoli deve pensare di potersi spostare in Irpinia per viverci e lavorare in altre parti, e avere un sistema di trasporti che glielo consenta, avere una scuola che consenta dignitosamente di far studiare i suoi figli, avere un ospedale in cui possa essere curato, o una medicina territoriale che gli consente di poter vivere nei luoghi migliori senza dover andare in quel caos. La regione ha successo se spostiamo 500.000 di abitanti nel giro di 10 anni da quell'area verso le aree interne, e gli togliamo dei servizi necessari. Questa è una strategia regionale. Il resto è, non voglio fare il presuntuoso, il resto è noia, cioè il resto è qualcosa che ha a che fare. Di che discutiamo? Di che discutiamo? Della città di Salerno che compete, la città di Avellino che compete con Salerno? Ma perché deve competere con Salerno? Avellino deve essere una bella città di 50-60.000 abitanti e deve migliorarsi rispetto allo standard delle città di 50-60.000 abitanti in Italia. Non deve voler somigliare. Chi vuole somigliare o competere ha già fallito in partenza. Avellino ha una sua tradizione, una sua storia, ma che ha a che fare con Salerno, con altre parti? Ma che stiamo scherzando? Ha suoi tempi, ha sue modalità, ha suo modo di esercitare l'egemonia. Per un periodo Avellino ha esercitato egemonia politica, egemonia culturale. E dopo, forse è questa l'ambizione più grande che dovrebbe avere una classe dirigente: parlare oltre i propri confini, parlare e farsi ascoltare oltre i propri confini. Quindi l'elemento culturale, secondo me, per Avellino resta uno dei tratti fondamentali della propria storia, della propria identità. Ecco, da questo punto di vista, quindi, insomma, io termino, mi chiedo ogni tanto: ma quelli che vengono dalle tradizioni dei partiti come possono accettare una situazione di questo tipo? Io vorrei stare alla mente di uno di questi che ha accettato, ha aperto le porte a questi despoti che venivano, a questi sacri, che gli hanno aperto le porte. Vorrei stare a testa di chi pensa che il figlio di Luca sia un grande personaggio politico, che sia un grande attore del futuro. Vorrei stare alla testa di chi,
parlando con De Luca deve schivare le male parole o ad altro, cioè una delle persone più volgari della storia, della nostra storia, cioè cosa che non lasciavamo neanche a qualche consigliere comunale di periferia. Insomma, Avellino è una città che non merita di essere dominata da De Luca, non lo merita per la sua storia, per le sue tradizioni, non lo merita. E quindi secondo me innanzitutto riscoprire un po' di orgoglio da questo punto di vista, non l'orgoglio di quali tradizioni, ma l'orgoglio di dire beh, non abbiamo niente a che fare con questo modo di essere, con questo modo di fare. Parliamo della legge. Tu De Luca non hai niente a che fare con la storia di questa regione. Riparliamo delle strategie. Quali sono? L'asse Tirreno-Adriatico? Che succederà con questa ferrovia? Deve essere la stazione dell'Ufida l'unico punto di riferimento? Si può approfittare di quello che avviene per disegnare il sistema dei trasporti? Sarebbe una grande innovazione. Sulla sanità, quello che fate venerdì prossimo sarà fondamentale. La gente non resterà nei comuni irpini dove si vive meglio di alcune altre realtà se non ha la struttura sanitaria a disposizione. Se teme che se si ammala non può essere curato, che non può avere assistenza, sono cose minime, elementari. Non si resta in Irpinia se tu, tuo figlio, non lo puoi iscrivere per mancanza di numeri, perché il numero di abitanti è limitato. Queste sono le cose, due o tre cose, asili, scuola, servizi sanitari. Se discutessimo di questo, poi discuteremo anche delle altre questioni, agricoltura e quant'altro. Ma discutiamo di una cosa che ha a che fare con noi. De Luca non ha a che fare con noi, non ha a che fare con la nostra storia. Si può dire un incidente della storia, io non ci credo un incidente della storia, perché quando le cose succedono ci sono delle ragioni oggettive e soggettive. Proviamo a togliere quelle soggettive, cioè i nostri.